Sindaco, ormai mancano circa 8 mesi alla fine del mandato amministrativo. Si tratta, come dire, di serrare le file e procedere appunto per perseguire altri obiettivi, per chiudere in grande, diciamo, col botto, per così dire. Ecco, su quali percorsi appunto affronterete? Abbiamo visto, parlando di percorsi, mi viene in mente ovviamente il riferimento ai lavori pubblici, tanti, ma vediamo un po' quali saranno gli obiettivi appunto di fine mandato. Sì, avevamo programmato e abbiamo programmato un quinquennio dedicato a step e a fasi. La prima parte del nostro mandato è stato dedicato essenzialmente al risanamento, prevalentemente di natura contabile, economica del nostro ente. E quindi tutte le attività poste in essere hanno avuto quell'obiettivo, risanare le economie comunali, le casse comunali, per poter cominciare a ragionare di contrazione della spesa, di razionalizzazione delle entrate proporzionate alle uscite, e questa è stata la seconda fase. La terza, che ormai dura da un anno e mezzo, 2 anni, quella di mettere in cantiere tutto ciò che siamo riusciti ad ottenere prevalentemente come finanziamenti pubblici, diciamo così, regionali, nazionali, europei. E quindi questi ultimi mesi, questo ultimo anno, è dedicato a quello che noi abbiamo chiamato un accordo di programma con la comunità. 5 punti, 5 opere fondamentali che avevamo appunto programmato come ultimo anno, perché sapevamo che gli anni precedenti sarebbero stati necessari per in qualche modo avviare tutte le procedure, dal reperimento dei fondi alla loro destinazione. E dunque innanzitutto il progetto di ricostruzione della scuola media su Corso Lenne, abbattimento e ricostruzione di 2 plessi, Rodari e 23esimo, delle scuole medie, punto, con un progetto incredibilmente bello, mi verrebbe da dire, affidato ad uno studio di architetti importante a livello nazionale, che dedica i propri sforzi e il proprio lavoro alla nostra città, con un progetto vinto attraverso appunto un bando pubblico, per cui riteniamo che entro fine anno si possano avviare le procedure poi di affidamento dei lavori veri e propri, che dovranno poi eseguirsi negli anni a venire. Abbiamo poi il progetto importante per noi, fondamentale per la città, di San Domenico, via San Domenico, via per Torre San Domenico, dove si realizzerà il primo tratto di questa pista ciclabile, che noi immaginiamo possa attraversare tutta la città e arrivare sino all'extramurale con le 2 rotatorie. Il progetto del palazzetto dello sport, abbiamo concluso la fase di manifestazione pubblica, abbiamo ricevuto le proposte progettuali da parte di, anche qui, studi importanti, ci sono oltre 40 proposte progettuali, la Commissione sceglierà il progetto più opportuno e quindi si avvieranno i lavori per la cittadella dello sport, come l'abbiamo definito il progetto, come vorremmo chiamare l'area del palazzetto. Abbiamo avviato le procedure di affidamento con una gara sia progettuale sia esecuzione dei lavori, quindi parliamo di un affidamento integrato. La Fogna Bianca, un'opera importantissima di oltre 2 milioni e mezzo di valore, che risolverà un problema ormai annoso e strutturale delle acque, diciamo così, la soluzione di problemi idrogeologici che riguardano una determinata area di Palagiano. Ecco, e poi il progetto del cimitero, che riguarderà innanzitutto la ristrutturazione del portale storico dell'ingresso con la costruzione della cappella, lavori affidati, partono la prossima settimana, e poi i lavori di costruzione dei nuovi colombari, con chiaramente la vendita, perché noi abbiamo introitato il servizio di gestione delle, diciamo così, degli immobili cimiteriali, mentre fino a qualche anno fa questi beni erano gestiti e offerti da una società esterna, perché vi era stata una esternalizzazione sia degli immobili sia dei servizi cimiteriali. Noi abbiamo voluto riportare alla gestione comunale questi beni, perché ritenevamo che i costi di offerta di questi beni alla comunità fossero eccessivamente alti.
giusti, perché chiaramente chi arriva a fare impresa deve fare anche impresa, deve trarre profitto, però ritenevamo che sui beni cimiteriali occorresse rimodulare dei costi, perché quantomeno la gestione dei servizi cimiteriali potesse essere più comoda per la comunità di Palagiano. Ecco, questi sono un po' i 5-6 punti essenziali che noi poniamo a base di quest'ultima fase. È chiaro che non tutti questi progetti potranno essere completati entro fine mandato, ma quello che conta è arrivare a giugno 2022 con un programma realizzato per il suo 90%, come diciamo, perché continuiamo a controllare che il programma elettorale sia realizzato nella sua completezza. Ultimo punto, fondamentale per questa amministrazione, per questa comunità, per questo momento storico, i lavori che stiamo svolgendo sul PUG. E riteniamo che il PUG debba essere offerto alla comunità di Palagiano, quantomeno con la sua adozione entro fine mandato, e rilevo un grande spirito di collaborazione di tutti i consiglieri, maggioranza e opposizione, che stanno appunto collaborando tutti insieme alla migliore riuscita di questo progetto, perché riteniamo che queste condizioni storiche e politiche possano essere irripetibili, e quindi vogliamo in qualche modo concludere questo percorso.